già mi è venuto l'eredità, ma ci calò. Hai sbagliato pure il ristorante. Io ce l'ho più a sto mare. Eccoci qui. Stiamo camminando verso il mare. Brutto sto mare, c'è l'eritema. È un mare cristallino, bello, pulito. Goletta Verde ha detto che se vieni qua potresti morire in un quarto d'ora. È il mare di Fregene, famosissimo in tutto il mondo per l'acqua, che va bene anche per far il pieno alla macchina. Non ci sta manco una macchina parcheggiata, eh? No, non è venuto nessuno. Pure sulla spiaggia sto parcheggiato. Vabbè, proviamo a entrare. Ma che fine ha fatto Crash Bandicoot? Che sarebbe? Crash Bandicoot. Crash of Ride. Non lo so, è in giro per il mondo. Sì, però io sti video non li posso, sto alla testa domiciliare. Vabbè, che fa? Capisci? Fanno un controllo. Crash numero uno proprio insieme a Fabrizio Paradisi. Chiedo che lo possa confermare pure Riccardino, è quello che sto a dire. No, Ricca? Sì, i consiglieri proprio. I consiglieri. No, ma consigliano bene, ci vuole il tempo. Poi faccio vedere Cicalone che dorme, che fa tutto quello che vuole andare a fare Capodanno e Ferragosto e poi dorme. Aspettate che sto arrivando. Eccolo qua. È bello, il leva. Praticamente si stanno riposando tutti. Ci sarà un motivo. Ma in sostanza questa storia di Ferragosto, la festività, io mica l'ho capita. Che festa è Ferragosto? Dice Ambra che l'assunzione della Madonna è in cielo, perché lei è acculturata, non è ignorante come noi. Con tutte le scarpe è andata. Ma perché a Ferragosto c'è caldo, ha preso e è andata in cielo? Come funzionava? Ma tu la sapevi questa storia dell'assunzione della Madonna in cielo a Ferragosto? Sì, io sono vestita. Si arriva la rabbia a farla attentare sulla spiaggia. A voi? Siamo sulle rive di questa raggiante Fregene, c'è gente che si è bruciata, gente che si è ubriacata. Ma avete fatto spendere un sacco di soldi, ma avete fatto venire a sta spiaggia elegante, sono tutti vecchi. Poi gli frego un ombrellone, almeno recupero i soldi. Calcola, è l'unica spiaggia dove c'è sta gente più bianca di me. Calcola, è l'unica spiaggia che se via il becchino gli carica direttamente tutti. È mezz'ora che sto aspettando qua a Rio. Stavo aspettando il battello ubriaco, quello che viene con tutta la musica e te porta bello in giro. Bello quello, portaci pure a noi. Ma mi hanno detto che forse non passa quest'anno. Pare che l'hanno affondato. Freddato il cocombero sotto la sabbia, volevamo gli ambretta? Dai, tirate poi il cocombero sotto la sabbia, va. Oggi c'erano più venditori abusivi che persone. Ogni 5 secondi aprivo l'occhio e vedevo un venditore abusivo. Sì, è venuto uno, mi ha svegliato, una fascia da culo. Voleva vendere le cover del telefonino. Ho detto, ma secondo te no? Ma io mi compro la cover del telefonino da te. Alla fine è andato a finire che si sono tutti addormiti, tutti imbriacati, addormiti, e mi hanno lasciato a me al mare, che mo calcola la fusione verrà tipo in ops. I gavettoni mi hanno fatto favo, niente, mi hanno portato a far Ferragosto ma con un gavettone. Ho tirato un po' per bagno per lavarmi, e mi arriva. Tutti imbriachi, tutta gente educata, nessuno che... Siamo andati a comandare a Fregene oggi. Sì, stiamo a Fregene. Famo uno scherzo alla macchina del presidente. Adesso facciamo uno scherzo alla macchina del presidente per tirarci un posto di morale dopo sta giornata di stenti e deprivazione. Com'è sto scherzo? Che ne so, mo ci ragioniamo.